Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi parliamo dei miei preferiti del mese di gennaio e febbraio. In realtà sono 2 mesi insieme perché l'ultimo video l'ho fatto poi a gennaio, riferito agli ultimi mesi del 2019. Quindi niente, oggi partiamo come sempre parlando insieme di musica, cinema, serie TV, playlist, podcast. E poi anche frivolezze e amenità varie che troverete in fondo. Così vi racconto un po' che cosa secondo me è molto rilevante, molto bello da ascoltare, vedere e acquistare se lo ritenete qualcosa di utile. Ci tengo sempre a trasmettere un senso di acquisto molto responsabile e sostenibile, nel senso io compro tendenzialmente cose che mi piacciono, ma che trovo anche utili e che mi servono. Quindi non vi spingerò mai ad acquistare cose varie ed eventuali se non è qualcosa che ritenete necessario. Infatti vedrete ben pochi acquisti perché non ho acquistato praticamente nulla negli ultimi 2 mesi se non servizi e cose varie. Comunque, bando alle ciance, direi di partire. Come sempre partiamo dalla musica, partiamo dai dischi del mese, anzi dei mesi direi. Quindi diciamo del mese rimarrà questo, però calcolate da inizio anno. Tra l'altro partiamo già da un non preferito del mese, ho dei livelli di ansia super super alti e quindi la mia cervicale mi sta uccidendo. E questo non è un preferito del mese, però sapete l'età, no, in realtà è di solito quando ho male a tutta questa zona qua è dovuta a dei livelli di stress assurdi, ma non siamo qui per parlare di questo. Allora, primo disco del mese è sicuramente uno dei dischi che ho ascoltato in realtà di più. Un po' casualmente, non ne sapevo nemmeno l'uscita, poi l'ho visto tra i suggeriti di Spotify e da lì mio. In pratica è uscito l'Anniversary Edition di The Comfort of Madness dei Pale Saints, gruppo storico, inquadratelo in ambito wave, ma non solo. Infatti è una band di Leeds, questa è una riedizione dell'anniversario della sua uscita, infatti il disco è del 1990, questo è il 20° anniversario, ci troviamo in territorio tra pop, shoegaze, wave, cose bellissime. Riascoltarlo, tra l'altro, hanno ovviamente, secondo me, reso ancora più puliti alcuni suoni, dato quella raffinatezza che ti danno alcune accortezze che si danno ora, diciamo, quando si registrano i dischi e si producono i dischi. E quindi, non so, intanto ve lo suggerisco che è una bella riscoperta del passato e vi terrà compagnia sempre perché è un disco perfetto, abbastanza rilassato, con anche dei momenti invece un po' più, diciamo, vivaci, allegri. E quindi niente, bellissima riedizione che io vi suggerisco. Trovate ovviamente, come sempre, tutto giù nell'info box i vari collegamenti alle cose delle quali vi parlo. Altro disco del mese, non indifferente, è RYC dei Muramasa. È disco che credo di avere bruciato da quanto l'ho ascoltato. Una band che secondo me sta regalando moltissimo al panorama contemporaneo e con ambientazioni che sfondano moltissimi generi. In primis ci sono parti elettroniche che, come sapete se mi seguite da un po', io non ho una grande passione per l'elettronica, anzi tendenzialmente non mi piace, però loro riescono a fondere bene alcuni ambienti, ma anche con il soul, l'R&B, alcune cose che secondo me acquisiscono molto più significato e una ricchezza sonora bellissima, è un disco pazzesco, è anche molto diverso al suo interno ed è questa forse la mia parte preferita di questo disco, un disco super eterogeneo, quindi ascoltare un pezzo non significa ritrovarlo poi, ritrovare le stesse sonorità all'interno del disco e questo per me è invece molto prezioso perché vuol dire proprio che i Muramasa hanno creato un'opera molto ispirazionale, a mio parere, e che riesce a colpire tanti gusti, tanti generi e anche però per loro forse in una maniera molto divertente mettersi a fare musica che piace e che piace in primis a loro. E questo secondo me è evidente e quindi insomma altro disco che ho bruciato e consumato fino alla fine in questi mesi perché è veramente almeno una volta a settimana lo ascolto tutto mentre lavoro. Allora, quello di cui vi parlo ora invece è un EP. Perché non c'è un vero e proprio lavoro completo. Dopo i Grammys, in realtà era da un po' di mesi che io ascoltavo Coffee, che è questa artista giamaicana che fa una mescolanza tra afrobeat, reggae,
new reggae, anzi, potremmo dire, e contaminazioni anche soul, ma non solo. Non so, per me il progetto di Coffee che avevo già iniziato a ascoltare l'anno scorso è veramente super figo e lei è veramente molto 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 brava. E quindi niente, vi consiglio genericamente di ascoltare i suoi EP perché è un suono nuovo, però che richiama cose vecchie, nel senso di cose che amiamo, cose che ci piacciono, insomma, molto rilassante, però ha anche una componente divertente nei suoi testi, nella sua musica, anche una componente impegnata socialmente e politicamente, e non lo so, secondo me è fighissimo ed è bellissimo riuscire a vedere come si evolva tantissimo anche un genere come quello del reggae che non so, è forse super radicato dentro alcuni paletti, in realtà forse è una visione molto occidentale e molto white savior, però va bene. E niente, altro disco che vi suggerisco in realtà sono degli EP piccolini con 3-4 pezzi ad EP. Infine, ultimo disco del mese è Walking Like We Do delle Big Moons. Band prevalentemente femminile, molto molto leggera, questo dream pop. Che si mescola però anche in questo caso allo shoegaze e non solo, con una vena molto molto leggera che mi piace tantissimo. Penso che alcuni dei loro singoli siano veramente tra i più orecchiabili e ascoltabili dell'ultimo periodo. Ci sono cose indie dentro, ma non solo, c'è tanto pop, c'è tanto shoegaze. È una bella mescolanza, è un bel esperimento. Loro sono carine, sono super leggere e questo spesso ci vuole. Io, insomma, non posso non mettere questo disco tra i preferiti del mese e ve lo suggerisco. Di nuovo, trovate i link giù nell'info box. Passerei ai singoli che sono un pochino e quindi. Passando ai singoli, invece, non posso non citare Sam Fenders. In pratica, con la mia band di disgraziate. Stiamo facendo la cover di Will We Talk e a me non aveva mai attirato granché Sam Fenders, poi in realtà è un disco che ho ascoltato tantissimo, il suo ultimo disco in questo periodo, ovviamente traghettato un po' dalle varie prove, e mi sono innamorata in realtà beccandolo per caso su YouTube della sua cover di Dancing in the Dark, ovviamente cover di Bruce Springsteen. Non lo so, è una cover super semplice, voce chitarra, ma lui ha una voce pazzesca, è qualcosa che fa paura, da quanto è limpida, cristallina, raggiunge delle vette, dei picchi, non so, per me lui è incredibile, veramente, è molto pop, cosa che a me di solito piace un po' più ruvido, piacciono le cose un po' più grezze, piacciono meno patinate, però è bravo e non ci si può dire nient'altro. La cover di Dancing in the Dark a me mette sempre i brividi. E a me non piace Bruce Springsteen, cioè non mi piaceva nemmeno più di tanto il pezzo originale, cioè è qualcosa nel mio immaginario collettivo, però non sono una fan del boss. In compenso la sua cover, tra l'altro è molto bello il video perché è una live per KEXP, è molto bello perché c'è questa parete con dei neon solo ai bordi ed è tutto scuro e non so, pazzesca, ascoltatela se vi capita, giù trovate il video anche. Poi, tra i suggerimenti, sempre di Spotify, in questo caso, che la mia Discover Weekly spesso ci becca parecchio nelle cose che potrebbero interessarmi, e mi ha suggerito un pezzo di Seagirls che si chiama Ready for More, e è un pezzo che a me piace moltissimo. Carico, è indie pop, con alcune sfumature di tante altre cose, come insomma direi la maggior parte dei singoli indie che escono ultimamente. Bello, 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 leggero e non so, mi è piaciuto molto come suggerimento ed è insomma, devo dire che quando iniziate a rendere l'algoritmo di Spotify molto preciso sui vostri gusti, quindi mettendo spesso like alle cose che vi piacciono, seguendo gli artisti, seguendo gli album che vi piacciono. Dopo l'algoritmo diventa veramente molto centrato e vi suggerisce cose molto vicine a voi. Quindi, non so, vi invito davvero questo come pratica, se utilizzate l'app, se utilizzate Spotify su desktop, di renderla molto vicina a quello che sono i vostri gusti. Potete farlo, ovviamente, partecipando attivamente all'app, quindi facendo delle azioni concrete e traslando un po' quelli che sono i vostri gusti sulla piattaforma. E non so, so che è un po' una questione di
condivisione di dati e non solo, però è veramente molto preciso e vi suggerisce cose bellissime, quindi piegatelo a vostro volere. Sempre a proposito di suggerimenti che mi sono arrivati da Spotify, allora io sto ascoltando prevalentemente, diciamo, indie shoegaze e cose non esageratamente aggressive da un lato, però sempre in ambito rock, indie, eccetera, però ad esempio ascolto poco punk ultimamente e vabbè, insomma, tutte cose legate al mondo rock, indie. E sto ascoltando moltissimo rap, hip hop, R&B, musica black in generale, perché sono le mie due cose preferite, e mi arrivano spesso suggerimenti molto fighi, tra cui Bakar. Il disco di Bakar è fighissimo, lui è bravissimo, e il singolo Hell and Back, che io vi metto ovviamente sotto, è magnifico, cioè questa voce bellissima, e anche questo pattern di ritmica, soprattutto, che a me piace moltissimo e che io vi suggerisco, quindi è un altro dei singoli del mese dei quali mi sono innamorata. Poi però, dopo Bakar, il problema è che vi devo parlare del singolo sbomba che è arrivato negli ultimi mesi, cioè proprio a gamba tesa sono tornati gli Strokes. Allora, io sono una super fan degli Strokes perché sono una band della Madonna, e questo ritorno, che era stato anticipato da un singolo che invece non aveva convinto moltissimo, possiamo dire quasi nessuno, si chiama Bad Decisions innanzitutto. Io penso di metterlo su almeno una volta al giorno, cioè se io non lo ascolto mi sento male, perché quando sento Julian che comincia a cantare I'm making bad decisions, è qualcosa che ti rimane in testa tutto il giorno. È un singolo pazzesco, mi piace un sacco. Cioè, proprio tutto ciò che mi piace degli Strokes, ovvero un ritmo super lineare, una canzone che si risvolta sempre sulle stesse cose, sul riff di chitarra super ripetitivo, quasi martellante, e con anche questa voglia di non prendersi sul serio e fregarsene, ma solo divertirsi, e è la cosa che io più apprezzo degli Strokes, e sono super felice che abbiano fatto la release di questo singolo, perché è veramente il mio mantra quotidiano. Quindi insomma, se vi piacciono gli Strokes, se non conoscete gli Strokes, andate ad ascoltarli. Arriviamo alle playlist. Allora, devo dire che non ho generalmente ascoltato grandi playlist, più artisti singoli o dischi singoli, ma come non citare la soundtrack di Watchmen. È magnifica, vabbè, c'è Trent Reznor di mezzo, dei Nine Inch Nails, che vabbè, è praticamente un marchio di fabbrica, c'è lo stampino del per forza è bello, per forza avrà fatto qualcosa di figo, per forza avrà selezionato dei pezzi meravigliosi, e infatti tutto questo per forza porta a una soundtrack della Madonna. Cioè dentro passiamo da Mozart a tutta una serie di pezzi creati ad hoc da Tony Kay, e passiamo per i Rim, Temptations, Beastie Boys, i Devo, per me era già vinta con i Devo, però va bene, Desmond Dekker, Billie Holiday, insomma c'è un sacco di roba, perché si passa dall'elettronica al soul, al rock, a tutto. È magnifica, quindi di nuovo ascoltate la soundtrack di Watchmen e guardate Watchmen se non l'avete ancora vista, perché è una serie, anche quella è una serie della Madonna. È la mia preferita del 2019. E vabbè, io sono sempre stata una mega fan di Watchmen, è uno dei miei fumetti preferiti, e questa serie è pazzesca, pazzesca. E proprio dalla soundtrack direi di passare in maniera molto agile ai preferiti tema serie TV. Allora, serie TV, io ho visto un sacco di roba in questi mesi, infatti girerò un video dedicato perché mi rendo conto che ho accumulato troppe serie delle quali non ho parlato. Però, preferite del mese, allora, innanzitutto ce n'è una che era certa che diventasse la preferita del mese, lo sarebbe stata anche se avesse fatto schifo, cioè l'ultima metà di stagione di BoJack Horseman. È probabilmente il miglior prodotto di Netflix, lo dico con grande convinzione, perché sarà che io poi sono molto sensibile ovviamente ai temi della salute mentale, e trovo che nessuna serie riesca, proprio come fa BoJack, a trasmettere la complessità, il senso della depressione, perché è veramente a dei livelli inarrivabili, con le sue parabole, con le sue storie assurde, con le sue mille trame folli, e dei personaggi ovviamente inaffidabili in ogni cosa, però
al di là della storia di BoJack, non so, la storia di Princess Caroline, di Diane, di Todd, insomma, cioè le storie sono molte e rappresentano davvero uno spettro molto ampio di umanità, con tutte le difficoltà moderne e contemporanee che tutti noi abbiamo. E soprattutto c'è un momento in cui Miss Caroline parla con Diane e tutte e due capiscono di sentirsi un grandissimo fallimento addosso. Io lì, già questa serie mi ha fatto proprio versare ogni singola lacrima della quale ero capace. Quella scena lì per me vale tutta la visione di 6 stagioni. È magnifica e davvero, secondo me, avere solo così poche stagioni mi piange il cuore, poi lo trovo molto giusto, in realtà una conclusione corretta, perfetta e fatta bene. I suoi archi narrativi sono mai banali, sempre complessi e davvero, guardate BoJack perché racconterà anche molto di voi, magari senza saperlo, se non l'avete mai visto. E quel pizzico molto accentuato di anormalità e di assurdità arricchisce solamente il messaggio, dei tanti messaggi che ci vuole trasmettere, è magnifica, veramente una serie che merita tantissimo. Io non capisco perché non sia tipo la serie più vista e guardata dell'universo, anche perché effettivamente è una serie un po' triste, soprattutto l'approccio a queste ultime puntate, anche da parte mia e di mio marito, è stata abbastanza sofferta, nel senso che rimandavamo e rimandavamo perché insomma sono le ultime stagioni e so, le ultime puntate di una stagione che sai che non può finire in una maniera quantomeno sorridente, fiorellini, eccetera, ti fa sentire una certa pesantezza nell'approcciarsi. Comunque, guardate BoJack Horseman. E da BoJack passiamo a tutt'altro tono. Altra serie che a me è piaciuta moltissimo questo mese è stata Loki and Key. In pratica è una serie fantasy tratta da dei romanzi scritti dal figlio di Stephen King. Ho scoperto che io non conoscevo, sono digiuna, non ne so nulla, e tra l'altro ho scoperto che i fumetti hanno un tono molto diverso da quello della serie, però vi devo dire che io l'ho trovata invece una serie fantasy per ragazzi, fantasy, insomma, urban fantasy con degli elementi fantastici, molto molto valida, anzi una delle più valide che ho visto ultimamente. Ha dei difetti, dei quali magari parliamo dopo, però davvero secondo me è un prodotto molto piacevole, divertente, con un mistero credibile dall'inizio alla fine dentro la sua storia. Cioè questo mistero continua a essere compatto, continua a essere tenuto davvero, continua a essere sempre sostenuto all'interno delle puntate. Nonostante ci siano tante cose che accadono e che arricchiscono la narrazione, la pressione di questo mistero, il non sapere cosa succederà e sapere anzi che sono impreparati i nostri protagonisti, secondo me arricchisce moltissimo la percezione che abbiamo noi spettatori della serie. Poi è comunque una cosa molto leggera, non prendetela come un viaggio esistenziale del... diciamo che probabilmente i difetti più grossi che ha la serie sono il fatto che si gioca moltissimo su un gioco di equivoci. A me non ha infastidito troppo, anche se è molto palese in alcuni versi, cioè il gioco di equivoci è dovrei dirti una cosa, non te la dico, quindi faccio una cagata che porta a una serie di conseguenze, mentre l'avresti potuta tranquillamente risolvere parlandone. Tranquillamente risolverle forse no, però sicuramente affrontarle in una maniera più consapevole. Però si tratta comunque anche di un trio di ragazzi protagonisti che si ritrova a dover gestire una storia più grande di loro. E anche l'altro difetto, che in realtà secondo me non è un difetto, ma io l'ho molto apprezzato, è che ho sentito molto parlare di incapacità di riuscire a connettersi coi personaggi e anche trovarli parecchio stupidi e fastidiosi. In realtà secondo me è esattamente così che dovrebbero essere dei personaggi adolescenti che si ritrovano a gestire una serie di, non so, circostanze che non potrebbero mai saper gestire. Quello è l'unico modo in cui possono reagire, cioè mandando tutto in vacca continuamente perché sono immaturi, perché non sono capaci di gestire, non parlano, hanno delle serie difficoltà ovviamente dovute al loro trauma appena subito. E io l'ho trovato molto credibile, per me li ha resi molto umani, ad esempio il fatto che non fossero dei personaggi perfetti, sai, di quelli che fanno tutto bene, cioè di quelli che dicono e fanno solo cose che noi possiamo apprezzare come spettatori, no? Anzi, secondo me è proprio il fatto che nessuno dei personaggi alla fine ti piace, anzi, trovi che siano tutti
stupidi, però ti ci rivedi, secondo me. Cioè, io immagino a 16 anni che avrei fatto le stesse cagate, a 7 anni avrei reagito nelle maniere più infantili possibili, esattamente come i nostri protagonisti. Non so, a me è piaciuta davvero tanto, è divertente, allo stesso tempo appassionante, perché questa trama per me è figa, è inutile, non ci posso girare attorno, e allo stesso tempo la tensione non manca mai, no? Anche se verso la fine ovviamente si capisce che sta per accadere un dramma molto molto sentito, senza fare spoiler, però comunque regge, perché ti rendi conto che comunque continuerà e lo scopo è continuare. Diciamo che nonostante tutti i difetti, io l'ho trovato un prodotto molto leggero e molto valido, e anzi spero che continueranno, perché per me è uno dei prodotti per ragazzi fantasy migliori che ha sfornato Netflix, un immaginario molto vicino a quello di Sabrina per alcuni versi, ovviamente togliendo la parte più estetica, però questo immaginario un po' cupo, ma cupo però in maniera un po' democristiana, come lo chiamo io, e allo stesso tempo però senza mai essere troppo 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 banale e scontata la storia, in modo che non è che già dalla seconda puntata sai che tutto si risolverà per il meglio, perché tanto è così che succede, anzi qua per il meglio non va nulla, e mi è piaciuta molto. E forse mi è piaciuta così tanto perché non ho letto i fumetti, quindi non so darvi un'esperienza da chi parte da quel punto di vista lì, nonostante questo io lo trovo un lavoro fatto davvero molto bene. Arriviamo invece ai miei libri preferiti di questo mese. Allora, il primo titolo del quale vi parlo, ve lo faccio vedere perché sennò non ha grande senso, si chiama La grandissima illusione, che è edito da Logos Edizioni. Praticamente è un libro stranissimo che mi hanno mandato gentilmente, io li ringrazio moltissimo, che ripercorre, insomma, infatti il sottotitolo è Magia paranormale e immagini nella mente. Praticamente è un'indagine lungo il corso di tutto il libro su vari aspetti che partono dalla fotografia, dall'illustrazione fino ad arrivare proprio agli spettacoli di magia, eccetera, eccetera, e dalla metà dell'Ottocento fino alla prima metà del Novecento e non solo, hanno contribuito a creare fenomeni paranormali nell'immaginario collettivo. Ad esempio, è molto interessante, almeno per me, l'aspetto fotografico, perché ti spiega come venivano create alcune fotografie illusorie, quindi dove avvenivano quelle che poi potevano venire percepiti come effetti ottici, quindi la comparsa di mano, la comparsa di spiriti, la visione di cose che nella fotografia non c'erano. In realtà, prima di Photoshop non c'era il timbro clone, ma c'era, diciamo, proprio la sovrapposizione e la scenografia. Poi passa dai grandi maghi, attraverso Houdini e non solo, spiegando i suoi trucchi magici. Ed è veramente molto molto interessante, è un volume piacevolissimo, che quando volete qualcosa di davvero assurdo e anche che vi distragga da tutto ciò che succede attorno a voi, questo è magnifico. Io ve lo consiglio tantissimo. E grazie un sacco a Logos perché io l'ho divorato. Poi, insomma, tutto ciò che ha a che fare con l'occultismo, con lo spiritismo, eccetera, sono cose che a me piacciono molto. E infatti è dettagliatissimo, è pieno di illustrazioni, fotografie, le spiegazioni sono sempre chiare, molto divertenti. Magnifico, davvero davvero molto prezioso. Invece ora vi parlo di una graphic novel che io ho amato moltissimo e ho letto in maniera un po' inaspettata, e anche in questo caso ringrazio Bao per avermela mandata, ve la metto qua perché non lo trovo in questo momento. E sto parlando di Quando tutto diventò blu di Alessandro Baroncani. È un viaggio che consiglio di fare a chiunque soffra di qualsiasi tipo di malattia mentale o di problema legato alla salute mentale. Soprattutto qua si parla di depressione, di attacchi di panico e di ansia, quindi cose che yours truly capisce molto bene. Però non lo suggerisco solo per sentire questo senso di, non so, immedesimazione. Anzi, lo consiglio soprattutto a chi non le vive e che vuole capire un po' di più cosa passa nella testa di una persona che purtroppo è fatta così, cioè non c'è null'altro da dire, da fare. È veramente molto toccante, ma toccante senza essere pietoso. Cioè, racconta come si vive attraverso episodi quotidiani con la depressione, ma non solo, anche come ci si arriva tramite una serie di sintomi, tra cui ovviamente gli attacchi di panico, come sia qualcosa davvero di quanto sia complesso, quanto sia nascosto, cosa ci si senta dire,
come si vivono situazioni che ti complicano ancora di più la vita e vabbè, è veramente magnifico, molto semplice, molto lineare, senza mai risultare pietista, senza mai risultare drammone, semplicemente esponendo quelli che sono i piccoli drammi quotidiani di una persona che convive con la malattia mentale. E io ve lo suggerisco tantissimo. Preparatevi, non è sicuramente il libro più leggero e divertente per alleggerirvi le giornate, però è sicuramente importante e davvero, ripeto, lo suggerisco soprattutto a chi non vive con questi sintomi. Chi vive questi sintomi chiaramente lo troverà un libro un po' confortante, no? Perché chiunque insomma soffra di disturbi mentali di qualsiasi genere, penso che ritrovare delle proprie storie, cioè ritrovare delle storie che parlano di te in qualche modo sia confortante da un lato e dall'altro lato anche molto importante soprattutto per fare un certo tipo di informazione verso l'esterno, perché ogni persona che soffre di qualsiasi disturbo si sente soprattutto molto sola, cioè la solitudine è ciò che governa la malattia mentale. E più di ogni altra cosa, più della discriminazione, più di ogni altro aspetto, più della solitudine, non c'è nient'altro. Quindi chiaramente lo suggerisco a chi vuole quel senso un pochino di conforto, quell'empatia che si crea quando raccontano una storia che potrebbe parlare tranquillamente di te. E allo stesso tempo lo suggerisco davvero tanto soprattutto a chi non sa cosa sia il disturbo mentale, chi lo giudica, soprattutto chi lo giudica e chi lo vede con un occhio un po' più orientato invece al sei drammatico, fai storie, non potresti stare più tranquillo, eccetera, eccetera. È una cosa importante, secondo me. Fatelo. Ultimo libro del mese, che è veramente un libro che mi ha squarciata in due, nel senso che mi sono innamorata di questa autrice e sto cercando di recuperare tutto. La mia casa è dove sono, di Hijo Abashego. In realtà è un libro vecchissimo, molto molto breve, ve lo consiglio ovviamente. Giù nell'info box trovate tutti i vari link se siete interessati ad acquistarlo tramite i miei link di Amazon, di affiliazione. Hijaba è un'autrice italiana, però di origine somala. E racconta soprattutto in questo volume, che è veramente super lineare, comprensibile da tutti, in una maniera anche super divertente. Lei mi ha catturata proprio come autrice. La sua esperienza e che cosa significa la sua identità e come la sua identità rappresenti fondamentalmente una molteplicità che viene sempre respinta, no? Soprattutto nella nostra cultura, nella nostra società. Più che nella nostra cultura, secondo me, nella nostra società attuale, però. Questi sono pensieri miei. A me ha conquistato, primo perché è una storia, secondo me, che è giusto leggere e che più persone la leggono, più c'è possibilità di arricchimento personale, vedendo una prospettiva diversa di che cosa significa essere un italiano, una persona italiana. E allo stesso tempo a me ha proprio folgorato il suo stile, mi piace tantissimo, è divertente, è assolutamente ironico e allo stesso tempo tratta argomenti di una gravità, di una serietà incredibile. Però facendolo sempre senza renderli ancora più drammatici, senza caricarli di quell'ansia che rende anche forse a volte un po' respingenti l'approcciarsi a questi temi. E non che sia giusto o sbagliato, questo non è un giudizio che non voglio dare e non mi interessa dare, però davvero per me leggere un'autrice che riesce a scrivere davvero in un modo così ricco, così pieno, così vivace, così descrittivo, così immaginifico. È stato folgorante, infatti ora sto recuperando praticamente ogni cosa che ha scritto, perché sì. E niente, direi che per la parte seria, cioè libri, cinema, serie TV, playlist, musica, eccetera, eccetera, siamo arrivati un po' alla fine, perché non ho nient'altro da farvi conoscere. E direi di passare un po' alle frivolezze, che saranno in realtà molto poche, perché io questo mese non ho acquistato nulla se non questa tutina che mi vedete addosso perché era in mega offerta da uno dei miei store preferiti che è Joanie Clothing e c'era la mia taglia che però ovviamente essendo un XS mi sta comunque larga, viva il thin privilege e quindi insomma però mi piace molto. Ovviamente devo mettere una spillina perché io non sono abituata ad avere qualsiasi tipo di scollatura ma sono sempre accollata fino qua e mi si apre ed è un po' larga quindi se
avete una taglia piccolina, se non avete spalle, se siete tendenzialmente un XS, ma non è detto che l'XS corrisponda a voi, state attenti, però invece se avete, diciamo, da una S in su, la trovate tranquillamente. E se, a me piace un sacco perché ho una grande passione per il velluto, e Johnny Clothing arriva fino alla 18/20 UK, quindi stiamo parlando di una taglia che non saprei indicarvi, penso una 52 italiana, quindi secondo me dateci un'occhiata perché è veramente un negozio super carino. Insomma, se vi piacciono le cose un po' vintage, con richiami un po' vintage, è il negozio più carino che esiste in questo momento. Ultimissima cosa che vi faccio vedere, sempre un oggettino carino, piccino e picciò, che sono questi orecchini. Adesso ve ne faccio vedere uno solo perché l'altro non mi ricordo dove l'ho messo. Va bene? Tanto io ho tendenzialmente solo un buco, perché questo è meglio che non lo apro, non lo riapro. Vabbè, ma la questione è complessa, sono le mie solite cagate. Allora, questi orecchini a forma di spada io li ho presi con l'ennesimo ordine a uno dei miei siti preferiti, che è Regal Rose. Loro hanno tutti degli stili che a me piacciono moltissimo, un po' dark, super gotici, anche un po' con richiami a, non so, un ambiente, illustrazione, acquaforte, vabbè, comunque, a me piacciono tantissimo, davvero 5-6 paia di orecchini presi da loro e mi piace davvero davvero tanto. I prezzi non sono assolutamente abbordabili, anzi io penso che abbiano dei prezzi molto esagerati per la qualità delle cose, perché questi sono costati 25 euro la coppia, ma è leggerissimo e non è sicuramente di una qualità eccelsa. Io spero che duri. Io ve lo premetto perché chiaramente il Regal Rose fa cose fighissime, ma quality, diciamo che il livello di qualità prezzo non è chiaramente a favore dell'utente, però i loro design a me piacciono moltissimo, quindi insomma io questo ve lo segnalo, ve lo suggerisco e vi metto anche magari una foto dove si vede l'oggettino indossato, è veramente super carino e mi piace molto. E quindi niente, io direi che più o meno è tutto. Non ho prodotti beauty perché questo mese, ovviamente con i saldi, io mi sono guardata davvero tanto bene dal comprare cose che non mi servivano e vi rifaccio un po' sto pippone, mi dispiace, però insomma io credo davvero che, insomma, un po' per questioni ovviamente economiche, perché nessuno di noi è ricco, eccetera, sto cercando davvero di comprare in una maniera molto molto razionale. Cioè, tra i due sto comprando verdura di una qualità eccelsa rispetto al comprarmi delle cose, degli oggetti. Ho comprato libri, ecco, in questi mesi con i saldi, con gli sconti, eccetera, ma non ho comprato nulla a livello di vestiti, tranne questo che è costato 8 euro perché c'era solo la mia taglia e non è nemmeno la mia taglia. E poi non so, tutto il resto sto veramente mettendo molto molto in prospettiva. Non ho nulla da comprare a livello di beauty, anche perché dopo aver preso le palette di Kaleidos, meglio di no. Insomma, diciamo che in generale sto davvero cercando di comprare solo cose che mi servono perché ho finito qualcosa e devo ricomprarlo, eccetera, eccetera. Anche perché, dai, diciamocelo, nessuno di noi ha bisogno seriamente delle cose che acquista, a meno che, insomma, non siano davvero utili. Niente, io vi lascio con questa perla di saggezza finale, ovviamente non richiesta. Fatemi sapere cose che a voi invece sono piaciute molto questo mese e se qualcosa che vi ho suggerito potrebbe interessarvi. Io direi che per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!